Siete videogiocatori e tra poco partirete per delle amabili vacanze, ma non sapete bene quale gioco portare con voi? Niente panico, noi di Games Village abbiamo pensato proprio a questa evenienza. Di seguito troverete infatti una lista di 10 giochi che secondo noi sono essenziali durante le vacanze. La maggior parte delle opere prese in esame o sono esclusive Nintendo Switch o comunque multipiattaforma rilasciati anche sull'hardware della grande N. Era inevitabile, considerando che sicuramente è la console dell'estate in quanto la più comoda da portare in viaggio con sé, potendone usufruire ovunque e dove lo si vuole. L'elenco che segue non è una classifica però, ergo i titoli sono tutti in ordine casuale. Iniziamo subito con una delle esclusive di punta di Nintendo Switch, Super Mario Maker 2, un gioco meraviglioso, prende quanto fatto di buono nel primo capitolo espandendone il potenziale all'ennesima potenza, soprattutto non è più solo un prodotto basato principalmente sull'editor, bensì un videogioco a 360 gradi, grazie alla modalità storia, che consacra una delle esperienze più belle dei platform 2D. I livelli creati da Nintendo non solo fungono da spunto per nuove idee, ma sono veri e propri capolavori di level e game design, chi più chi meno ovviamente. Si tratta quindi di un titolo ottimo in single player, ma anche per giocare in locale con altri amici che possiedono uno Switch. Se poi siete in un momento di relax e volete mettervi belli comodi a creare il vostro livello, ben venga. Da poco approdato anche su PC attraverso Steam, Monster Boy and the Cursed Kingdom è in realtà uscito a dicembre dello scorso anno su Nintendo Switch, PlayStation 4 e Xbox One. Per l'occasione vi consigliamo quindi di tenerlo d'occhio e recuperarlo qualora non l'abbiate fatto a tempo debito, perché Monster Boy saprà regalarvi un'esperienza ludica di quelle che fanno bene all'animo e al corpo. Semplicemente un'opera meravigliosa, intrisa di meccaniche di gameplay ben consolidate, in un palcoscenico da sogno caratterizzato da un art direction impeccabile. Un gioco decisamente adatto anche per partite mordi e fuggi e non possiamo che consigliarvi in versione Switch. Un gioco decisamente adatto anche per partite mordi e fuggi che non possiamo che consigliarvi in versione Switch, perlomeno per le vacanze. It looks like I've got work to do. Dagli autori di Crypt of the Necrodancer, Cadence of Hyrule è un crossover tra quest'ultimo e la serie Zelda di Nintendo, sviluppato da Brace Yourself Games. Unire due formule di gameplay così diverse è stato un azzardo, ma Nintendo ci ha visto bene nell'affidare il compito allo studio indie in questione. Il risultato è strepitoso e giocare un titolo con le influenze zeldiane al ritmo di musica come in Crypt of the Necrodancer è una vera gioia. Cadence of Hyrule è un'esclusiva Nintendo Switch, ovviamente, e può essere un puro spasso giocarlo sotto l'ombrellone, ammaliati dagli ottimi riarrangiamenti della serie Zelda. Sweet dreams. Il primo Devil May Cry è una pietra miliare dell'industria videoludica, rinnegarlo sarebbe un errore. Perché consigliarvi solo il primo allora e non l'intera trilogia in HD presente su PlayStation 4 e 3, su Xbox One e Xbox 360? Semplicemente perché noi teniamo conto in particolare di Nintendo Switch, dove è stato rilasciato solo il primo capitolo, di recente, scelta discutibile. Chiaro che quasi a parità prezzo sia consigliabile l'HD Collection, ma volete mettere e poter giocare una perla come Devil May Cry durante il viaggio in aereo o treno o in spiaggia, al bar o comodamente a letto o ovunque vogliate durante le vostre vacanze? Il platform Nintendo dedicato al simpatico dinosauro verde sprizza gioia e allegria da tutti i pixel. Il suo stile grazioso, fatto di carta e cartone, regala un senso di spensieratezza senza precedenti. Giocarlo durante le vacanze non ha prezzo, stesi comodamente sulla vostra sdraio o ovunque vi pare. Forse una spanna sotto al capitolo Wii U, ma parliamo comunque di un titolo delizioso e divertente che saprà farvi spremere le meningi per scovare tutti i suoi infiniti collezionabili. Yoshi's Crafted World non solo è adatto durante le vacanze al mare, ma il suo gameplay rilassante lo rende proprio il gioco perfetto per l'estate intera. Uscito di recente, il remake del leggendario Crash Team Racing non può non essere portato in vacanza. Su PlayStation 4 e Xbox One potrebbe risultare tecnicamente più solido, ma durante le vostre escursioni tra mare o montagna, la versione Switch, che
Ha un frame rate però ancorato sui 30 fps come le altre, risulta di sicuro la scelta migliore. Il titolo garantisce il medesimo divertimento del 1999 con tutte le novità del remake e le aggiunte di cui ancora il team di sviluppo lo sta arricchendo. Occhio però, se siete in vacanza con la vostra famiglia o con un gruppo di amici e giocate tutti insieme, preparatevi a tornare alla routine di tutti i giorni con i rapporti sfasciati. Dopo Crash Team Racing non potevamo non citare il rivale storico per antonomasia, nonché il pioniere di questo specifico genere. Mario Kart 8 Deluxe è sinonimo di divertimento, ma anche di amicizie perdute, proprio come raccontato poc'anzi per Crash. Eppure, vale davvero la pena portarlo in vacanza, forse perché è il gioco che più rappresenta lo spirito di Nintendo Switch. Potremmo raccontarvi di come Mario Kart si sia semplificato negli anni e di quanto possa essere entusiasmante una modalità avventura apposita, ma è anche vero che ogni tanto le opere vanno giocate senza troppe pretese e Mario Kart 8 Deluxe, per staccare la spina e divertirsi, è magicamente perfetto. In occasione del rilascio del DLC completamente gratuito, era quasi d'obbligo ricordarvi di The Messenger, spettacolare indie realizzato da Sabotage Studio. Il gioco è di per sé uno spasso, pieno zeppo di dialoghi ilari e stravaganti, che vi strapperanno qualche risata di gusto, ma The Messenger è anche un'opera di gran spessore, che unisce sapientemente due stili di gameplay differenti, il platform hack and slash e il Metroidvania. Al tutto aggiungete un DLC gratuito incentrato proprio sull'estate ed ecco la combo perfetta da portare in vacanza, rigorosamente su Nintendo Switch. Considerato che il gioco è in continua espansione con personaggi che si aggiungono costantemente all'immenso roster, Super Smash Bros. Ultimate, grazie alla comodità di Nintendo Switch, è perfetto da portare comodamente in vacanza. Le sane e spensierate azzuffate, soprattutto in compagnia di amici, non hanno prezzo. Parliamo di spensierate in quanto non ci sembra il caso di tirare in ballo la scena competitiva, specie in occasione dei giochi consigliati per le vacanze, quindi per rilassarsi e divertirsi. Anche in questo caso vale però la regola del ritorno a casa con i rapporti sfasciati. Ma ne vale la pena? O forse no? Per questo speciale, salvo alcune eccezioni, sono stati presi in esame titoli grossomodo recenti o comunque che si sono aggiornati ultimamente. Yoku's Island Express rappresenta invece la scelta fuori dal coro, ma ci tenevamo a segnalarvelo perché si tratta di un indie delizioso e forse è passato piuttosto in sordina nonostante i suoi enormi pregi. Trattasi di un Metroidvania la cui struttura platform si blasa completamente sul pinball, proponendo situazioni di gioco davvero geniali e incredibili che sapranno lasciare a bocca aperta in più di un'occasione. Considerando inoltre i colori vivaci e accesissimi, lo stile artistico e l'ambientazione in generale, ci è sembrata un'opera adattissima per le vacanze. Ci auguriamo che le nostre scelte siano state di buon auspicio per far sì che possiate avere un'idea su cosa portare con voi durante il vostro periodo di svago e relax. Riteniamo infatti che siano tutti titoli molto veloci da giocare per sessioni mordi e fuggi, adatti proprio per il clima estivo e per godervi al meglio le vostre sudatissime ferie.